Beh, è stato assolutamente terrificante. Prima mi ritrovo in una foresta, poi in una gabbia piena di fuoco. Sei diventato Elio, poi sei tornato te stesso. Non me l'aspettavo. Ti dirò, non so se abbiamo superato il limite o se siamo ormai troppo avanti per fermarci. Non ci fermeremo. Devo affrontare questa cosa. Lo so, fratello. Ah, un altro di quei luoghi per commerciare con il Valhalla. Non c'è vergogna nel rendere le cose più semplici. Un ricordo di Vanheim ora. Fratello, ti prego di non ricordare le piante esplosive. Hai parlato di una foresta. Quando Elio ha preso il tuo posto, ti sei ritrovato altrove? Sì, immagino di non avertelo detto mentre stavamo cadendo. Ma sì, ero in una foresta come quella di quando ero giovane. Ed ero nel mio vecchio corpo. In tutta onestà, sembrava un sogno. Vuoi tornare lì? Non posso dire il contrario. Sono preoccupato, ma più che altro sono curioso. Immagino che i miei ricordi vengano presi di mira anche qui. E non solo quelli piacevoli, suppongo. Non credo. Thank you.
te! A sinistra! Ah, bifrosto ovunque! Dare qualcosa per questo. Parliamo della tua immagine sull'altare che continuiamo a vedere. Se il Valhalla te la propone sempre, deve avere un significato importante per te. Forse l'idea di essere amato e rispettato è leggermente più allettante dell'alternativa? Senti un po', e non solo perché la mia saggezza è sconfinata. Non pensi che entrare nel concilio di Freya potrebbe permetterti di percorrere quella via? Di guadagnarti quel rispetto? Non sarebbe un motivo per accettare. L'ambizione è veleno.
stiamo bruciando! Guarda, fratello, vedo quello che devi uccidere là. Occhio alla coda! Hai visto Valhalla? Splendido! Penso che siamo liberi di salire ancora. Che ne dici di un aiutino questa volta? Kratos, vorrei scambiare due parole con te. Dov'è Sigrun? Sta riposando. Si sta curando.
Ciò che ha fatto per voi lì dentro non sarebbe dovuto succedere. State rischiando la vita lì dentro, ma non siete gli unici a pagarne il prezzo. Era esattamente questo che temevo. Freya, che cosa vuoi da me? Che molli? Secondo Sigrun, il Valhalla può aiutarmi. Devo proseguire. Sì, è vero. Io... Fa attenzione. Ho bisogno di lei. E anche di te. Basta infrangere le regole lì dentro, d'accordo? D'accordo. Non riesco a non pensare che tu abbia infranto le regole solo per salvarmi. Non l'avrei permesso se avessi saputo che Sigrun avrebbe sofferto. Sigrun non ha simili rimpianti. Vita e battaglie sono imprevedibili. Anche se non la raggiungerai mai, punta sempre alla... Sono ottimi investimenti, se vuoi la mia. Così si fa! Tornando alla tua immagine sull'altare, ti concedo che l'ambizione sia una ragione pericolosa, ma tu lo fai per aiutare la gente, non per la gloria, no? Per rendere il mondo più sicuro. Forse quell'immagine simboleggia il tuo desiderio di condurre una vita giusta. È un promemoria del Valhalla. Sei... Parleremo che... dopo. A sinistra, fratello! A sinistra! A destra, fratello! Thank you.
Bifrost ci ha colpiti. Attenzione! Non vedeva l'ora di riceverti. Che cos'è cambiato? Oh, non fingere di interessarti alla mia vita amorosa, fratello. Io sono interessato e tu stai evitando la domanda. Che è successo? Beh, dopo che mi hai lasciato a casa sua l'altra notte, Sigrun ha fatto una torta di camemoro e nocciole. Però io non mangio più, quindi un po' imbarazzante, ma gentile da parte sua. E? Più o meno tutto qui. C'è dell'altro. Dietro, occhio! Dietro, occhio! Su.
Sei migliorato tanto dall'ultima volta. Sono molto colpito, ma non sorpreso. Il Valhalla richiede la volontà di accettare i fastidi. Come resistere a migliorare se stessi? Che altro è successo quella notte fra te e Sigrun? Siamo rimasti svegli fino a tardi. Io le ho raccontato storie, lei i segreti. Mi ha portato liquori alle labbra. Ma io non posso ubriacarmi, poi l'ho guardata addormentarsi. E la mattina dopo? La mattina dopo siamo stati in barca sul lago del Nord. Parliamone dopo. In arrivo, da sopra! Mimir, dimmi, cos'è successo fra te e Sigrun al lago? Beh, stava remando dove trovasti il suo tesoro di famiglia. Dove maledisse il fratello per un amore proibito. Esatto. Mentre passavamo di lì, ricordo di aver gioito del fatto che quel luogo fosse sommerso e che lei non potesse vederlo. E in quel momento lei si è girata e mi ha detto... Credo, Mimir, di essermi infatuata di te. Credo di volerti baciare.
davvero, fratello. Cioè, tra noi c'è sempre stato un qualcosa che non abbiamo mai potuto approfondire. Cose mai dette, ma profonde. Il fatto che lei l'abbia esplicitato così... Mimì, mi ha colto... parleremo dopo. Devo concentrarmi. Certo, fratello. Sigrun, sto ancora aspettando di sentire che cosa gli hai detto. A mia difesa le ho solo riferito ciò che stavo pensando. Le ho detto che i miei sentimenti per lei erano profondi quanto il regno di Ran e fin dalla prima volta che l'ho vista. Ma poi ho avuto una specie di rivelazione. Un'improvvisa e fredda consapevolezza che era assurdo pensare che io, così come sono, fossi abbastanza per lei così com'è. Quindi le ho detto che non potevo darle ciò di cui aveva bisogno. Ora io sono furioso con te. Giusto, fratello. Me lo merito. Fratello, sei coperto di Bifrost! Becca, hai visto Valhalla? Yeah!
Ottimo. Direi che possiamo raggiungere l'area superiore. Difficile rifiutare un po' di aiuto dal Valhalla, anche se è solo per stavolta. Fratello, usa! Ho capito. Devono tenere i regni primordiali sullo scaffale più alto. Ora siamo vicini a quelle statue. Giudici, giusto? Forse i piani superiori del Valhalla corrispondono alle profondità della tua memoria. Ehi là, ancora io! Se devo trasportarti, renditi utile. Dimmi ciò che vedi in battaglia. Come vuoi, stronzo. Che emozione guardarti pensare. Hanno chiuso fuori. Beh, faremmo meglio a fare un giro nel vecchio quartiere. Vediamo chi ha intenzione di venirti a salutare.
Sembra facile. Facilità è ciò che ti interessa a usare. Ieri congelato. Eliminato! Deve piacerti far piacere al Valhalla. Sfida media. Più difficili, più bottini, eccetera. Il bersaglio del Valhalla, elimina! Sei cieco, dietro di te! Arriva da dietro! Dovremmo poter proseguire. Oh!
Torniamo alla gabbia. Immagino che Valhalla ti stia dando una seconda possibilità. Arpì, ora sì che è una festa. Che hai intenzione di fare ora, Kratos? Aspetta, no, non dirmelo. La suspense è l'unica cosa che riesce a tenermi sveglio qui dietro. Rifletti su questo. Forse il sacrificio è valido solo se c'è di qualcuno che ami. E sappiamo tutti che non posso essere io. Silenzio. Ciclone! Indovina il suo punto debole. Amico!
farci colpire. Eccoci qui. Vediamo che brillante mossa hai pensato di fare. Kratos? Non penso che dovresti... Sai cosa? Non importa. Mi godrò lo spettacolo. Fratello! Oh, dove siamo ora? Tyr! L'invito era tuo. L'avrei firmato, ma era importante che tu venissi di tua iniziativa. Allora non sei un'illusione. In carne e ossa, amico mio. Che cosa vuoi? So con cosa stai combattendo, Spartano. Meglio di quanto tu possa immaginare. La vergogna. Il dubbio. La domanda... a cui non ho trovato risposta finché non sono venuto qui. Vite fa. E ho attraversato quella porta. Che c'è dentro? Oh. Non sono qui per rovinarti la sorpresa. Sono qui per prepararti. Perché? Perché io posso. Perché per noi il combattimento tiene occupato il corpo, mentre la mente pensa al resto. Perché non sei pronto. Ancora. Fammi vedere. Chiedo scusa, esattamente perché ci attacchi? Vedila come una prova di combattimento, Mimir. Quando Kratos avrà la meglio su di me, sapremo che la sua mente è a posto. Concentrati! Forza! Chi è in guerra con se stesso non si concentra bene. È impaziente, emotivo. È facile coglierlo di sorpresa. Chi è in pace con se stesso ha una mente serena, sensi più acuti. È pronto a vincere. È pronto a migliorare. Occhio a sinistra! Ah!
Dai! Che furia! Che controllo! Difenditi! Dai! Forza! Ben fatto, Kratos. Mi arrendo. Molto bene. Forse ora sei pronto. Davvero? Sinceramente, sei tu l'unico che può dirlo.